Buongiorno a tutti, signore e signore, bentrovate per questa sesta puntata di Albo di Misteri. Siamo in un giardino, nell'arte dei fiori e degli alberi, delle radici e degli alberi già da tre puntate. E vi preannuncio che l'argomento è talmente ampio che dovremo prolungare, quindi anche la settima puntata sarà dedicata agli artisti che hanno dipinto alberi, perché noi, man mano che guardiamo le opere, simbolo per simbolo, andiamo a parlare un pochino anche delle correnti artistiche e della biografia di queste persone e cerchiamo quindi di farci un'idea di come si muove l'arte, di come si muovono i simboli. Questo modesto programma è gestito da me, Sabina Morgagni, con l'aiuto di diverse bibliografie. Cito sempre comunque il nostro meraviglioso libro dei simboli. Oggi ci riferiremo anche a un altro testo fondamentale nella storia dell'arte che tutti quanti gli interessati dovrebbero aver letto, che è La storia dell'arte di Gombrich, soprattutto per quanto riguarda la sua visuale rispetto al segno. Quindi Gombrich individua nel modo di mettere il colore, di fare la pittura, anche delle corrispondenze nella società, così come gli ultimi studi degli anni 50 effettuano. Ci sono assolutamente delle tabelle molto utili alla fine del libro in cui tutta la linea temporale degli artisti è espletata e a livello anche didattico può essere molto utile. Oltre alle fonti librarie, citiamo anche Wikipedia, l'immancabile Didatticarte, L'arte dei pazzi blog, Maestra Rosaria, una signora che evidentemente è maestra, di altro non si sa purtroppo dal suo blog, Trama e Ordito, Lifegate.it, Il ramo d'oro, anche mi sono dimenticata come libro, importantissimo soprattutto per quanto riguarda la mitologia greca. La volta scorsa ci siamo soffermati soprattutto sui secoli del Medioevo e un pochino prima del Medioevo, quindi avete visto soprattutto miniature, specialmente per quanto riguarda la mandragora. Questa volta qui andremo avanti con un'altra mitologia molto antica, che è quella norrena. Nella tradizione norrena l'albero è assolutamente presente, quindi Odino lega il suo cavallo e lo fa pascolare sotto un grande frassino che si chiama Yggdrasil. Questo frassino, che vedete adesso qui rappresentato, altro non è che colui che regge il mondo. Quindi Yggdrasil è un grande albero che, come vedete, ha diverse radici. Questa è un tipo di rappresentazione, quella classica, ne prevede tre. La prima è Niflheim, il paese delle nuvole, la seconda conduce ad Asgard, quindi il regno degli dei, e la terza affonda nel paese dei giganti, dove esiste anche una fonte, la fonte dell'eterna saggezza, che si chiama Ymir. Gli uomini, diciamo, si trovano a metà tra questi mondi, quindi la loro è proprio la terra di mezzo, Midgard. Questi nomi non vi suoneranno nuovi se vi interessa la mitologia dei popoli del nord. Questo albero è abitato da diversi esseri che rappresentano anche in un certo senso alcune caratteristiche dell'esistenza terrena. In alto c'è un'aquila, in basso un drago e un serpente, e a fare da messaggero tra tutti quanti queste creature, niente meno c'è che uno scoiattolo che si chiama Ratatostok, e questo scoiattolino, il suo mestiere è proprio fare da messaggero. Vi mostro l'aquila in un'antica miniatura dalla letteratura germanica medievale. Importantissimo Yggdrasil, famosissimo. Anche parecchio tatuato, vedo, e anche Luis Borges, lo scrittore, ne parla. Questa è l'aquila che sta in cima all'albero Yggdrasil. Andiamo avanti dal Medioevo in poi.
Parliamo adesso di una zona meravigliosa dell'Italia, che è la Sicilia, che fece parte del regno dei Normanni. Quindi in Sicilia, come gli storici dell'arte sanno benissimo, ci fu una grossa influenza dal nord dell'Europa. Nel 1130 si incoronò Ruggero II, il primo re normanno. Che comandò la Sicilia. Quando Ruggero II arrivò al trono, c'era già una sorta di tradizione in Sicilia che era quella dei tiras. Tiras, significa proprio ricamo, ordito. Quindi c'erano assolutamente degli artigiani favolosi che producevano delle sete. Queste sete erano molto preziose, l'uso della seta viene dall'Oriente, essendo la Sicilia in questa posizione sicuramente ne usufruì. Qui vedete la copertura, il mantello che venne dato a Ruggero II, quindi 1130, che assolutamente proviene da zone, e quindi Egitto, Indù, Sumeri e Arabia. Vedete, ci sono due leoni e nel mezzo una palma d'oro che, come abbiamo visto nella nostra puntata precedente, è un albero legato assolutamente alla regalità. È curioso vedere come questo mantello, questa copertura regale, ricordi molto lo stemma di Ravenna, della nostra Ravenna, se non che i leoni nello stemma di Ravenna sono girati nel senso di si appoggiano al pino, e in mezzo c'è proprio un pino. Anche del pino abbiamo parlato nella puntata scorsa, dicendo che è una delle piante più antiche, che vengono quindi anche prima delle latifoglie, e importantissimo per tutta la cultura del Mediterraneo. Nella nostra zona abbiamo delle splendide pinete che vi auguro di visitare spesso, specialmente appena si può passeggiare. Andiamo avanti, voglio portarvi nel 1160, quindi poco più avanti. Ad Otranto. Otranto ha una cattedrale meravigliosa e in questa cattedrale c'è un mosaico pavimentale che copre l'intera navata e rappresenta un albero, l'albero della vita. Ricorrerà questa parola perché l'albero è proprio un simbolo ancestrale, ok? L'albero significa la rigenerazione, l'energia vitale. Che poi ad ogni albero, e diversamente da zona a zona, si siano dati altri significati, questo lo andremo proprio ad esplorare. Quindi vedete questo enorme, gigantesco mosaico pavimentale molto ricco. Ancora una volta, quindi, l'albero ci accompagna in un percorso umano che è assolutamente spirituale. Oltretutto, nel Medioevo, il signor Bonaventura da Bagnoregio, nel suo Lignum Vitae, che è un opuscoletto di meditazioni, esplora l'antichissimo tema del legno della croce, quindi c'è tantissimo da studiare, specialmente per questo periodo antico. Andiamo avanti e proseguiamo. Qui siamo invece nel 1305. Vi mostro l'opera di un artista che si chiama Pacino da Buonaguida. Dovete sapere che Giotto aveva già esordito con la sua nuova pittura che si staccava un pochino dalla rigidità, dagli schemi, dai modelli bizantini per dare più corpo, più volume alle sue figure. Ma soprattutto la grande invenzione di Giotto, e che andava già di moda, quindi al tempo di Pacino di Buonaguida, fu di trasportare le immagini sacre in un contesto quotidiano, tanto che poi i francescani fecero oro di questa nuova ricchezza di comprensione che si poteva offrire alle persone che vedevano le opere, quindi ai fedeli della Chiesa. Pacino ritrae un albero bellissimo, che è una tavola cuspidata.
Che cos'è una tavola cuspidata? La tavola cuspidata è una pala d'altare. A quel tempo non si usava dipingere del tutto l'abside delle chiese, ma si poneva sull'altare questa decorazione che poi poteva essere anche trasportata lungo rappresentazioni sacre e cortei nella città. È una grande pala, quindi vediamo questa posizione un pochino più realistica del Cristo rispetto a quello che abbiamo potuto vedere del Medioevo, anche se una puntata sul crocifisso ancora non l'ho programmata, ma potrebbe essere interessante, però essendo molto specifica preferisco, diciamo così, rimanere in giardino. Vediamo questo albero che ha 6 rami per lato. Per ogni ramo ci sono 4 frutti, che sono le virtù di Cristo. In più, il totale dei 47 medaglioni comprende le storie di Cristo. Quest'opera adesso è alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Un altro artista di quegli anni, un pochino più tardo, del 1340, è Taddeo Gaddi. Vi mostro una sua opera che è stata progettata per la Basilica di Santa Croce a Firenze. Siamo quindi più o meno a metà del 1300, ecco qui. Questo è un albero molto particolare perché, come potrete vedere, diventa esso stesso il legno della croce. Abbiamo ancora qui una posizione realistica del crocifisso, cosa che ha distinto tutta la pittura da un pochino prima di Giotto. Il suo maestro Cimabue era ancora molto influenzato dall'iconicità bizantina in poi, e fece la rivoluzione pittorica di quegli anni. Vediamo anche qui che ci sono dei medaglioni con rappresentati degli episodi della vita di Cristo, quindi Firenze. Da Firenze facciamo un bel salto spaziale e vi voglio mostrare quello che tra il 4 e il 500 succedeva nell'arte islamica. Spesso e volentieri abbiamo una concezione di quest'arte, di questi popoli, un pochino retrograda, cosa che mi dispiace e che spero con tutto il cuore non sia risultato di un pregiudizio. Comunque, a quel tempo in Islam si lavorava tantissimo. Come abbiamo già visto nella puntata precedente, la palma era un albero molto importante e, oltre che le decorazioni floreali, in queste zone c'erano delle meravigliose elaborazioni di albero, quindi non abbiamo nulla da dire, a parte meraviglioso. Magari noi ci stavamo impegnando più sull'aspetto realista della pittura, sull'attualizzazione delle storie bibliche, mentre qui imperversavano nella decorazione con questi meravigliosi risultati. Voglio mostrarvi anche un'immagine che viene dall'India. Siamo sempre nel 1500, per l'esattezza nel 1572, nella moschea di Sidi Sayed ad Ahmedabad. Questo è un albero della vita, signori, in pietra. Quindi l'abilità nello scolpire delle lastre in questa maniera, diciamo che ha tutti i meriti di un grande amore per l'arte e per gli alberi. Quindi che l'arte, io mi auguro che l'arte non venga mai usata come strumento per stabilire la superiorità o meno di determinati popoli, in quanto l'arte è di tutti e per tutti. Quindi questa meravigliosa rappresentazione dell'albero della vita viene dall'India. Ora, durante il Rinascimento, il Manierismo, il Barocco soprattutto, si usarono decorazioni floreali e, come abbiamo detto la volta scorsa, successe che all'alba del genere della natura morta si ritrassero moltissimi fiori, e spesso questi erano fiori carichi di simboli, come per esempio l'iris, la rosa, e ne abbiamo parlato brevemente la volta scorsa. Per quanto riguarda adesso, volevo porre la vostra attenzione su un'opera che a modo suo fece la storia.
è un'opera di Giorgione del 1503, il nome è La Tempesta. La cosa particolare di quest'opera fu che praticamente incominciò un modo di dipingere che a volte viene definito senza soggetto, se non proprio una scena naturale. La Tempesta di Giorgione credo che la conosciate tutti, e qui gli alberi che lui mette di fianco alle due figure fanno quasi da cornice a quello che è la tempesta in fondo, quindi si vede questo enorme lampo. L'albero non è né solo un simbolo né un soggetto di natura morta o di mero paesaggio, in quanto ci sono appunto due persone. Giorgione fece questo quadro per il nobile Gabriele Vendramin. Si parla quindi dei primi paesaggi, anche se appunto contiene delle persone, però bisogna fare attenzione perché comunque anche precedentemente, per esempio Leonardo nei suoi primi paesaggi o gli acquerelli di Dürer instradarono questo nuovo genere, che poi a Venezia ebbe una grandissima esplosione. Andiamo avanti con la nostra rassegna e voglio mostrarvi assolutamente Van Gogh. Sì, stiamo facendo un po' di salti nel tempo, ma vi garantisco che anche questa volta qui le immagini erano veramente tante. Inoltre parleremo di altri artisti del Novecento, espressamente del Novecento, anche nella prossima puntata. Ecco qui a voi signori dei peschi. E prossimamente, nella puntata riguardo ai frutti, quindi la numero 8, parleremo dei peschi, perché oltre a essere molto belli e ritratti qui da noi in Europa e in Occidente, diciamo che hanno un'antica radice, un'antica origine in Oriente, dove sono alberi magici, potentissimi. Il frutto ha una sua rappresentazione, ma non vi dico troppo, non vi spoilerò i segreti delle leggende cinesi dei peschi, se non dicendovi stay tuned e quindi seguitemi. Questo è Van Gogh, no scusate, sono andata un pochino avanti, stiamo parlando di Monet, mille scuse. Monet è un artista che abbiamo già visto, impressionista, quindi iniziò ad usare il colore non riempiendo una figura e un disegno preesistenti, ma usando il colore fine a se stesso. Vedete le pennellate. Se non vi ricordate altre opere di Monet, vi potrei proporre di dare un'occhiata a queste bellissime opere che ho raccolto per voi. Per esempio i bellissimi pioppi di Monet. In Romagna il pioppo è un albero assolutamente rinomato e importantissimo, soprattutto perché era, diciamo, il legno di seconda classe con cui si fabbricavano i mobili le persone che non erano nobili. Quindi se i nobili avevano dell'ulivo, della quercia soprattutto nel loro mobilio, le persone di classi sociali inferiori usavano quest'albero che è ugualmente funzionale. Si chiama da noi l'albaraz, l'alberaccio, con tutto che forse invece a livello proprio suo di forma è un albero molto molto elegante secondo me. Quindi questo impressionista si è dilettato tantissimo nel ritrarre degli alberi, soggetti del tutto funzionali a questo tipo di pittura. E se andate a vedere le opere di Monet ne troverete degli altri di alberi. La cosa è che insomma sono dei soggetti speciali per l'arte e per il ritratto e per l'interpretazione più coloristica che potevano dare gli impressionisti, ma anche chi fece del simbolismo.
Perché stanno fermi, loro sono naturalmente in posa, quindi concorderete con me e soprattutto chi dipinge, chi ritrae dal vero, sul fatto che siano dei soggetti perfetti per esplorare la luce, per esplorare i colori, d'accordo? Questa sarà una puntata che dall'antichità e dalle leggende antiche passerà e andrà verso il Novecento. Nel Novecento, come voi ben saprete, ci sono miriadi di correnti e di pittori, per cui la prendiamo proprio con calma, vedendo piano piano, uno per uno. Grazie tra l'altro a Paolo Baldini per il supporto e la consulenza. Io avrei fatto una puntata di 3 ore mostrandovi tutto quello che avevo trovato, ma a volte anche l'entusiasmo, insomma, è meglio calibrarlo per una migliore fruizione vostra. Andiamo avanti. Questa volta vi mostro i quadri di Van Gogh. Van Gogh, ne abbiamo parlato in diversissime puntate, perché è un artista assolutamente importante. Lui, nelle sue corrispondenze col fratello Theo, descriveva tutte quante le sue opere, per cui abbiamo anche una grande bibliografia. Ecco, qui vediamo un bellissimo paesaggio con il cipresso. Il cipresso è un albero che viene citato anche nella mitologia greca. Il potente Zeus fu invidioso di questo guerriero, talmente forte, talmente potente da intimorirlo, indi per cui gli tagliò braccia, gambe e lo lasciò per terra. Come spesso succede nei miti greci, Cupresso, così si chiamava, mise radici e diventò un albero fortissimo, dal tronco che somiglia veramente a una muscolatura molto molto potente. Siamo nel periodo del post-impressionismo parigino. Van Gogh incominciò con delle opere da una tavolozza molto terrosa e una volta arrivato a Parigi, come dicevamo precedentemente nella puntata sui fiori, fu completamente travolto dal colore con questi meravigliosi esiti che vi mostro. Un altro quadro di Van Gogh molto 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 bello è questo. I fiori di pesco. E anche qui vi prego di notare la meraviglia, la forma di questi rami. Molto semplice. Guardate soprattutto sulla parte destra del quadro, si vede la materia del colore, il colore appoggiato, trattato proprio in maniera corposa con delle pennellate che fecero assolutamente la differenza. Un altro artista molto importante che fece parte della secessione viennese è Gustav Klimt. Che cos'è la secessione viennese? La secessione viennese, siamo all'inizio del 1900. Fu letteralmente un gruppo di artisti, 19 per l'esattezza, che decisero di staccarsi dall'Accademia di Belle Arti per creare un gruppo di innovazione pittorica. Ebbero la loro sede, che è appunto il Palazzo della Secessione Viennese di Vienna. Klimt era viennese. Tra l'altro, lui riuscì ad esporre a Palazzo Stoclet, che fu un centro importantissimo di integrazione artistica che lasciò spazio soprattutto alle avanguardie, riuscì a esporre le sue opere e questo che vi mostro è l'Albero della Vita, è un fregio nella sala da pranzo di questo Palazzo Stoclet, un mosaico fatto di marmi, corallo e pietre dure. Comprende, diciamo, le 3 stagioni della vita umana, le 3 stagioni dell'evoluzione dell'amore. Vediamo sulla sinistra l'attesa, questa signora, vestita di triangoli. Nel mezzo c'è l'albero della vita che poi sarà
si espande e va a occupare tutto lo spazio. A destra abbiamo il famosissimo bacio. C'è quindi una grandissima intensità espressiva. Non è certo uno stile che si rifà alla realtà così come si vede, assolutamente. La secessione ebbe proprio il pregio di esplorare nuovi modi dell'espressione, della comunicazione. Purtroppo molti artisti della secessione morirono per l'influenza spagnola del 1918. E questo movimento, però, come potete ben intuire, fece la storia. Pensate alla differenza fra questa meraviglia che vediamo e una semplice rappresentazione, non a livello di gusti, vi sto parlando proprio di significato, di comunicazione. Quindi Klimt è un artista che fece largo uso dei simboli. Una cosa molto molto importante, Klimt fu contemporaneo di altri artisti che fanno parte del cosiddetto modernismo o Art Nouveau. Specialmente in architettura si ebbe una grossa rivoluzione, insomma, se fino ad allora diciamo l'architettura era rettangolare, statica, pur con tutto quello che ci può essere. Di scoperte, di innovazioni, pensiamo al romanico, al gotico e a quello che è lo studio di questi secoli importantissimi. Ecco, in questo periodo si volle andare in architettura verso delle forme che assolutamente spezzassero questa tradizione, dritta, e quindi si sperimentarono delle metodologie per costruire con delle forme che imitassero assolutamente, quelle naturali. Parleremo nella prossima puntata ancora di modernismo, specialmente per quanto riguarda Gaudí, altro artista spagnolo. Bene, dopo avervi fatto vedere Gustav Klimt, vi voglio fare un tuffo nel surrealismo. Del surrealismo abbiamo già parlato, siamo in un periodo in cui le scoperte, soprattutto della psicanalisi, aprono alle persone delle nuove visuali su quella che è la nostra interiorità, come vediamo la nostra interiorità, come assorbiamo le informazioni e come siamo anche in grado di restituirle attraverso l'arte. Il surrealismo quindi fa anch'esso larghissimo uso di simboli. Vi mostro il meraviglioso Magritte. Magritte disegnò e dipinse, scusate, moltissimi alberi in tante serie. Abbiamo tantissimi alberi di Magritte, tanto che si dichiarava innamorato. Diceva: "Sentiamo battere il cuore degli alberi prima di quello degli uomini." Pensate che nel 1950 fece quest'altra opera, che rappresenta, diciamo, un albero. Si chiama La voce del sangue. Questo quadro rappresenta un albero che ha tre ante, quindi un simbolo di quello che è il luogo della linfa, il luogo, l'origine, la nostra origine, poco prima delle radici, lì dove le cose si verificano, si materializzano. Il sangue è il sé. E lui lo rappresenta con queste tre ante. Una è chiusa, in una c'è una sfera, nell'altra possiamo vedere un interno. La voce del sangue è un quadro meraviglioso, ma adesso ve ne mostro un altro perché vale la pena assolutamente soffermarsi su Magritte e sul suo surrealismo. Quindi andiamo a vedere quest'altra opera stupenda. Lui fece una serie di opere dedicate appunto a questi grandissimi alberi foglia, quindi non è assolutamente unica. Ha tanti fratelli e tante sorelle questa tematica dell'albero foglia. Entriamo quasi nella matematica visiva. Qui abbiamo una foglia che è un albero. Potremmo immaginarci sulla cima di questi altri piccoli rametti in primavera altre foglie che somigliano ad alberi. Siamo
nella concezione frattale, non tanto rappresentata quanto più suggerita. Se provate a cercare Magritte, gli alberi foglia, online, troverete altri bellissimi, bellissimi dipinti. Su Magritte bisognerebbe fare una puntata perché ne fece davvero tantissimi e il surrealismo è una materia assolutamente ampia e complessa, così come la psicoanalisi. Io quindi vi sto dando giusto qualche input per incuriosirvi, ma spero che la cosa possa continuare. Andiamo avanti. Un altro artista molto importante fu Pieter Cornelis Mondrian, altresì conosciuto come appunto Piet Mondrian. Qui siamo in un ambito pittorico che viene definito neoplasticismo. Il nome originale fu dato a questa corrente dalla rivista De Stijl, quindi lo stile. Il neoplasticismo è stato fondato da Mondrian insieme a Theo van Doesburg all'inizio del 1900. Fece dei quadri, diciamo, più che altro non rappresentativi, anche se questa parola non mi piace affatto. Di solito abbiamo presente un Mondrian con delle campiture di colore, delle linee geometriche più che altro rettangolari, dei colori, degli studi sui colori primari, ma anche su grigio e nero, come una ricerca di una perfezione. Quindi, alla maniera di molti altri suoi seguaci e allievi, mi verrebbe da dire, divise lo spazio, lo colorò e questo costituì per lui una grandissima ricerca. Il suo albero è un albero trattato a pennellate molto 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 grosse, come potete vedere. E questo si chiama l'albero rosso di Mondrian, inizio del Novecento. Chiudiamo questa puntata con un'altra immagine di Mondrian che invece è in bianco e nero. Vediamo qui, in questo albero grigio, come le linee stiano diventando addirittura proprio una fonte di ricerca formale. Intuiamo la forma dell'albero, malgrado si tratti in effetti di linee curve composte, quasi a dire che la natura opera un pochino come opera la nostra invenzione, un pochino come opera la nostra fantasia. Azzardo a dire questa cosa anche grazie alle conferenze che ho potuto vedere online del magnifico Stefano Mancuso, che non mi stancherò di citare in quanto storico studioso degli alberi, della neurobiologia vegetale. Signori, a questo punto io mi interrompo, lascio lo spazio a un piccolo video che ho preparato per voi. Vi porto un pochino lontano dalla nostra Europa, ma anche dal nostro vicino Oriente, in una zona che è l'America, ok? In America abbiamo degli alberi meravigliosi, enormi, giganteschi, che sono le sequoie. La prossima volta che ci vedremo, continueremo a parlare di Matisse, dei Fauve e di altre correnti pittoriche, arrivando fino ad artisti a noi contemporanei. Prima di lasciarvi al meraviglioso video del Parco Yosemite, vi vorrei leggere alcuni proverbi che riguardano gli alberi, come è nostra abitudine. Confucio, il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. Bruno Munari, ottimo maestro, tra l'altro esperto di design, che ha insegnato ai bambini e agli insegnanti dei bambini tante cose. Troverete dei lavori specifici di Munari online, se per caso vi interessa. Bruno Munari, l'esplosione lentissima di un seme è l'albero.
Pensate che bella questa immagine, è quasi come se ricordasse un time-lapse, cosa che adoriamo presentarvi. Un detto zen: nella vita bisogna fare tre cose: un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Curiosa idea. Whitney Brown. Piantate alberi, ci danno due degli elementi più cruciali per la nostra sopravvivenza, ossigeno e libri. Citiamo anche alcuni film, visto che ci siamo, come appunto L'uomo che piantava alberi. Esiste una grande filmografia a proposito degli alberi, ma facendo parte di un tipo di arte che appartiene più al nostro secolo che alla fase che abbiamo appena studiato, mi curerò di fornirvela nella prossima puntata. Per adesso arrivederci, grazie, buona giornata e quando guardate un albero sappiate che siete di fronte a qualcosa di molto molto antico, quindi sorridete.